Buongiorno amici, allora alla fine sotto il vestito niente, la montagna ha partorito il topolino, pomodori verdi fritti alla fermata del tram, mesi e mesi e mesi di casini, di telenovele, di defecazioni, di questioni aperte e chiuse, di cabaret, di mero cabaret per poi arrivare cosa ai tarallucci e vino. Le questioni di questo tipo non si gestiscono così e secondo me l'Inter ha perso una grandissima occasione per far capire che l'aria era cambiata con l'arrivo della famiglia Zhang. Adesso voi ditemi come si è risolta la questione. Icardi rinnoverà? Icardi ha capito? Icardi di qua, Icardi di là? È stata una situazione che offriva mille mila possibilità per far fare all'Inter un figurone e far cogliere 30.000 palle al balzo, che si è risolta sostanzialmente in un nulla di fatto. Io spero per gli interisti e per l'Inter che questo sia solo una specie di accordo, di gentleman agreement, per andare verso una cessione che però deve essere già scritta e deve essere certa, perché altrimenti questa questione qui è stata gestita nel peggiore dei modi. Si era partiti con le dichiarazioni dure di Marotta che sembrava che da un giorno all'altro sarebbe saltato tutto, che queste cose all'Inter avrebbero insegnato che Icardi doveva pagare la fascia di capitano. Poi cosa succede? Niente. Niente perché Icardi è tornato a disposizione, niente perché Icardi tornerà a giocare e niente perché non si sa effettivamente quale sarà il futuro del giocatore. Io vi ripeto, se fossi stato nei dirigenti dell'Inter avrei approfittato per fare io la voce grossa, per passare io all'attacco nella questione di Icardi dopo mesi di cabaret in TV, la moglie, i giocatori e Icardi che non è servito. Qui, ripeto, si è persa una grandissima occasione. Se ascoltavate il buon Alessandro Catto, Icardi veniva inserito nella trattativa con Real per Dani Ceballos. L'Inter ripartiva da Maurizio Sarri, in attacco si andava a prendere Mertens, avevate un attacco con Mertens, Lautaro, Pinamonti, Ceballos, Barella, ne avevo parlato anche in un altro video, un mercato che probabilmente veniva fatto a pari tra acquisti e cessioni a livello di soldi, la squadra si rinnovava, si rafforzava e casi come Icardi non ne venivano più fuori, perché un giocatore prima di mettersi contro ad una società che dimostrava di poterlo, di saperlo e di volerlo tenere fuori, perché prima viene la maglia, prima viene il rispetto dei colori e prima viene la disciplina alla Juventina, e su questo la Juve ha ragione. Era meglio per tutti comportarsi così. La Juve, da questo punto di vista qui, insegna. La Juve non insegna, come dicono gli juventini, sul marketing, sul brands e sullo sviluppo della società, che lì con la FCA, gli agnelli dietro, sono capaci tutti, se uno non è idiota, sono capaci tutti a gestire bene i soldi quando ci sono. La Juve insegna per la disciplina, la Juve insegna per l'attaccamento ai destini comuni della squadra, per il rigore. Ok, temuto dagli stessi giocatori. Mi ricordo ancora quando dalla Juve andavano via i vari Toricelli, Di Livio, gente che magari voleva qualcosa in più. La Juve diceva: no, prima viene la squadra, prima viene l'obiettivo, prima viene il rispetto per questi colori, prima viene la disciplina. Ed è una cosa che in Italia ha sempre pagato. Questa gestione qui del caso Icardi è un guado inutile, ok? Bisognava fare il bianco e il nero. Scegli il bianco, fai alla Moratti, gli dai sto cacchio di aumento e eviti che la questione venga fuori. Oppure scegli il nero Cattiano, hai rotto i maroni, te ne sei uscito a fare cabaret, tua moglie va di qua, va di là. Bene, vuoi operarti? Bene, stai fuori fino a fine stagione ti inseriamo in una trattativa e tu a Milano per l'Inter non giochi più. Questo bisognava fare, secondo me, dalla mia umile ipotesi. Ditemi voi che tipo di prevenzione adesso offre questa cosa. Può tranquillamente risuccedere con un altro giocatore se finisce sempre a tarallucci e vino. E rimarrà sempre la solita Inter dove i giocatori fanno quello che vogliono. E questo anche perché la società, mi dispiace, ma poteva fare molto di più, poteva essere molto più presente. E Marotta non è andato fino in fondo, secondo me, anche perché alle spalle non ha avuto e non ha un presidente che è presente sulla cosa, che è, come si può dire, ben inserito e capace di formarsi una sua idea sul da farsi. Marotta era praticamente da solo sulla questione.
Spalletti che ora dice una cosa, ora dice un'altra. Marotta alla fine ha cercato di fare di necessità virtù e si è finiti in un grigiore, in una scelta di grigio che non serve a nulla. Che non serve a nulla. Non serve a nulla. A volte è meglio sacrificare un giocatore per salvaguardare la Costituzione e per far capire che all'Inter c'è una nuova proprietà che ha sguardo globale, che ha sguardo imprenditoriale, che ha anche sguardo freddo, tra virgolette, perché potevi usare questa tua lontananza dal tifo interista, dalla passione interista, anche a tuo vantaggio, anche a tuo vantaggio, perché facevi vedere che finalmente c'era una società che anteponeva le scelte alle spese pazze, come avveniva in passato, una logica imprenditoriale improntata sulla resa e sul rispetto, mentre adesso non si sa in cosa si è finiti. E mi stupisco anche che ci siano tifosi interisti contenti di questa cosa, quando in realtà anche la situazione di classifica e campionato e coppe ti dava un'altra palla al balzo, perché l'Inter non ha più la Coppa UEFA e non ha più la Coppa Italia, e quarta ci poteva arrivare benissimo anche senza Icardi. Oh, c'era tutto per fare, c'era tutto per fare, per scegliere una strada di pugno duro. C'era la possibilità di far capire che all'Inter le cose erano cambiate. Era un anno comunque di transizione dove non hai vinto niente, dove non ti sei giocato nulla fino in fondo delle tue possibilità, e quindi potevi per certi versi anche sacrificare il lato sportivo, tanto quarto ci potevi benissimo arrivare anche senza Icardi. Avevi la possibilità di ripartire con un ciclo tecnico, come probabilmente magari succederà da giugno, con un nuovo allenatore, quindi non avevi neanche il problema magari di un allenatore tra le palle che voleva Icardi o a cui piaceva Icardi. Se hai veramente scelto la peggiore delle opzioni. Poi dicono che l'Inter punta molto sullo storytelling e sulla comunicazione. Su queste cose qua, invece, dove serviva far vedere che la società era presente, che c'era gente dietro con i marroni, con i marron glacé, e non si è visto niente. Hai voglia te andare avanti di regali di Natale, di video regali di Natale? Poi, dove c'è da quagliare, dove serve l'arrosto? Poca roba, ragazzi, poca roba. Sono, ripeto, penso che la scelta sia stata negativa. La comprendo solo in parte per non svalutare il giocatore. La comprendo solo in parte se questo è un prodromo verso la cessione di Icardi per non farlo svalutare troppo. Ma ripeto, non c'era problema neanche se tu questa cosa non te la ponevi. Perché, ripeto, se lo inserivi in una trattativa con Real Madrid per andarti a prendere un giocatore del Real Madrid come Dani Ceballos, questo problema non si poneva. Imbastivi una trattativa, inserivi Icardi come contropartita tecnica, lui si accordava con Real e basta. C'erano mille modi di gestire questa situazione, facendo vedere che c'era un Inter coi marroni, e dove prima di far emergere un'altra volta un problema alla Icardi, i giocatori ci avrebbero pensato 30-40 volte. Adesso questa garanzia non ce l'hai. Questa è stata un'occasione sprecata, un'occasione sprecata, 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 e mi fa specie che non si sia capito, mi fa specie che non si sia capito. Avrei voluto vedere questa situazione gestita dagli Agnelli o in piccolo anche dai Della Valle, che su queste cose, devo dire la verità, sono sempre stati molto corretti e coerenti. Esci dai binari di un comportamento buono, proattivo, che fa il bene della squadra, che mette al primo posto la squadra. Mi dispiace, ma ci sono delle regole da rispettare. Se non le rispetti, sappi che davanti hai una società che fa di tutto per tutelare il bene senza tarallucci e vino, senza volemose bene. Poi, perché alla fine si è finito tutto in questo? Si è finito tutto in questo. Io non sono d'accordo con come è andata la questione. Poi è opinione come va, ognuno è su e ognuno si fa il suo pensiero, ma ditemi se siete d'accordo con me che dico che questa gestione di Icardi e ritorno di Icardi è una ennesima occasione persa, un'ennesima occasione persa, ancora più grave perché c'erano tutte le situazioni machiavelliche per invece approfittarne e far capire che l'aria era cambiata, c'era tutto. Se siete d'accordo con me, poi ovviamente se non siete d'accordo con me siete liberissimi di dirlo. La mia è una mia opinione, è quello che avrei fatto io. Però siamo aperti al dibattito e mi sono anche dimenticato di dirvi, perché ho un principio di Alzheimer, di iscrivervi a questo canale qui, di iscrivervi a questo canale di calcio paltato, di condividere il canale e di seguirmi ovviamente anche sul mio profilo Instagram. Ecco a cosa serviva quel foglio, Alessandro Catto 91.
un caro saluto e mi raccomando di condividere il video e di dirmi la vostra.